Buono schema questo del Sassuolo. Magnanelli! Francesco Magnanelli! Un sogno, torna a distanza di 5 mesi dopo l'infortunio e ritrova subito il gol. Quello che sblocca il risultato. Sassuolo 1, Cagliari 0. Berardi con la porta vuota, raddoppia il Sassuolo. Domenico Berardi, sono 5 in campionato. Errore però di Rafa. Politano parte da posizione centrale, calcia Politano e segna un gol meraviglioso, 3-0 Sassuolo, Matteo Politano. Ma che partita per i ragazzi di Di Francesco. Isla mette il cross di testa, la gira Marco Sau, a segno anche lui, accorcia le distanze il Cagliari, è 3-1 al Mapei. Vassensi direttamente in porta, serve il poker il Sassuolo, a segno anche Stefano Sensi, 4-1. Bisognerebbe parlare più di autogol di Borriello, sì, e non di, dare poi le colpe tanto a Rafael. A Rafael, esatto. Pallone lungo di testa Pisacane, rimane lì ancora Pisacane. Calcia Pisacane e spacca la porta, c'entra in pieno l'incrocio dei pali. Aquilani c'entra la barriera, calcio di rigore, c'è stato un tocco con un braccio. Ha ammonito Borriello. No, il braccio era attaccato al corpo. Iemmello, c'era quasi arrivato Rafael, 5-1 Sassuolo, Pietro Iemmello. Taxidis forte, tesa dentro, il colpo di testa di Artur Ionita, è 5-2 al Mapei. Ma che partita. Farias cerca il secondo palo, il colpo di testa di Bruno Alves e il salvataggio sulla linea, ha rischiato di subire il terzo gol il Sassuolo. Magnanelli che qui dà una gran palla a Lirola che poi va dentro da Matri. Tapin facile facile, 6-2 Sassuolo. Tempo scaduto, ha stravinto il Sassuolo al Mapei contro il Cagliari.